Dopo mesi di attesa a causa di burocrazia e problemi tecnici, è avvenuto il processo su Pandora SMP. E sì, parlo di quel processo. Ossia quello che vede imputati me, Dado e Mollu per aver cospirato alle spalle del regno e aver indirettamente distrutto metà della città di Pandora. Prima di mostrarvelo però vi ricordo che tutti i giorni, tranne la domenica, potete trovarmi in live sul mio canale Twitch. Link in descrizione nel commento pinnato in alto. E ora prepariamoci a ricevere la più grande punizione della nostra vita. Una che non augurerei mai a nessuno di voi. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento su Pandora SMP. Ho una buona e una cattiva notizia. E le due cose coincidono per creare una singola notizia. Oggi giornata di processo, dopo mesi, mesi e mesi, come sapete bene, la burocrazia è una piaga sociale sia nel mondo reale sia su Minecraft, quindi... bello, molto magico, molto figo. Perciò, dopo mesi di attesa, finalmente, tra molte virgolette finalmente, perché non è che io ci tenga, verremo sottoposti a processo. Verremo processati e, purtroppo, conoscendo questo mondo, mi verrebbe da dire anche condannati, dato che qua c'è il re che decide tutto quanto. Se uno sta sul cazzo al re, è fottuto. Quindi vedremo. Tuttavia, il processo non inizierà prima delle 9 circa. Quindi abbiamo più o meno un'ora e mezza per sistemarci. Io incare questa capra a chiunque sia il proprietario. Magari vestirci anche bene, perché non posso presentarmi con una felpa comprata a 7 euro, no? Meno una camicetta, una piccola cravattina e andiamo al processo. Chi ci rappresenterà? Sì. La mia risposta è sì. Non ne ho idea. Ah, ma noi in tutto questo dovremmo anche arredare la casa. Sì, raga, lo faccio off camera. Disse l'uomo che non ha tempo di lavorare off camera, quindi mi sa tanto che ci toccherà farla in live. Che cazzo è? No. Ma? Quanto in alto ancora? Ci arrivo. Ma c'è un mob. Ho visto un mob là sopra. Ma? Ma che cazzo? Lei chi sarebbe, scusi? Enzo the Space. Ciao Enzo, come stai? Sei rimasto incastrato qui, devi scendere. Allora ti lascio qui, tranquillo. Vai. Ora spero che non salti giù e mi tiri un pugno. Vabbè. Come diciamo sempre in que- lo sapevo. Ma pirla, ma non stavi bene là sopra? No! No! Volevo rianimarlo. Ho sbagliato, ho shiftato e l'ho spinto giù. No! Non era mia intenzione. Oh cazzo, ora ho pure ucciso una persona. Già oggi mi devono processare per aver distrutto il centro della città e aver cospirato alle spalle del re. Mo mi cacciano direttamente. Brodemo, scusa, non volevo. È stato un errore di sbaglio. Io ti giuro che volevo curarti, ma per sbaglio sei caduto giù. Pelato di merda. Beh, questo l'ho capito però. È passata una strana figura verdolina e ha detto pelato di merda. L'ho sentita anch'io, l'ho incrociata. Dio, cosa c'è qui sotto? Vuole una mano, signor Gianco? No, signor Gianco, no! Signor Gianco, mi scusi. Non pensavo fosse messo così male. Anche lei non ha chiesto una mano. Io non pensavo avesse bisogno di aiuto. Questa è tutta roba sua, comunque. No, mi dica, cosa le è successo? Ho paura. Perché? Di cosa ha paura? Dei buchi. Vabbè, tranquillo, è una paura che abbiamo tutti quanti, però poi il dopo buco. La prima volta che ci entri poi non fanno più paura, credimi. Il buco. Che buco? Il buco, seguimi. Il buco. Ah sì, il carme bucolico di Catullo, certo, me lo ricordo. Il buco. Ma che cazzo? Il buco. Ma cos'è quella roba? Il buco. Ma è borderline bannabile. Non ci cado nel buco. Ma non ci vado. Il buco. Non ci vado. Vada lei nel buco. Buco. No, vada lei. Buco. Oh.
Vada nel buco. Vada lei nel buco. In nome del buco. Guardi che uccido i suoi gatti qua, i suoi ocelot. No. Ecco, allora non mi faccio andare nel buco. Ok. Signor Junko, non sapevo le avessero dedicato un cartello. No, signor Junko! Signor Junko, non lo faccia! Esca subito da qui! Vada su nel portale! Signori, torniamo a noi. E più precisamente, torniamo nel... La... Cioè, dato su Minecraft, su Minecraft. Ciao, dato su Minecraft, su Minecraft. Adesso vengo a bussarti alla porta. Nangione Bibabo. Dai, l'abbiamo modificato un po' più del normale, ma in effetti era da un po' che non lo andavamo a cambiare qui. Quindi da Mangione di Bado è diventato Nangione Bibabo. Signor Bado? Salve, sono Dado. What? Mollu? Da quanto tempo? Vado al villaggio della voglia, addio. Va bene, addio, addio. Al villaggio della voglia? Eh sì. Quindi cosa facciamo se non ci difende nessuno? Ci attacchiamo, io di fatti per questo che sto scrivendo un testamento. Ah, tra l'altro, se vuole glielo spoilerò anche. Cosa dica. C'è una sezione dedicata a lei che ho appena fatto, appena scritta, fresca fresca. Le la faccio anche leggere, sta a pagina 4 mi sembra. Tanto devo ancora finire di scriverlo questo libro. A Tieri, in caso fosse ancora vivo, andrà alla casa e tutte le costruzioni eccetto il campo di patate. Yes. L'unica così? Cosa effettivamente utile va agli altri. Ma come effettivamente utile? Andrà a Poldo il campo di patate perché è fissato con le patate. Ah vabbè, lei allora ci sta. Andrò a piangere in quest'ultima mezz'ora. Ci sta, ci sta, ci sta. Lo farei anch'io se solo avesse, se mi fossero solo rimaste delle lacrime. No, lei non è completamente secco. Guardi, questo è l'ultimo secchio che ho riempito. No, belle scure anche. Quindi ha proprio pianto anche l'ultima goccia di potassio, vedo. Sì, tutto quello che ne avevo. Vabbè. Signor Dado, niente. Ci vediamo tra poco. Così fa cagare, perché se io mi siedo sul pistone fingendo che sia una sedia, sono letteralmente con i piedi sul bancone e non ha il minimo senso. Perfetto. Se lo sposto indietro di un blocco fa altrettanto cagare, perché ok, va bene, magari puoi dire ma hai spazio per le gambe, ma sono comunque volante sopra questa cosa, quindi no. Perché a casa mia io non mangio con i piedi sopra al tavolo a livello di altezza da terra. Se alzo di mezzo blocco il pavimento e alzo di mezzo blocco il bancone, il che renderebbe assolutamente sensata la seduta, purtroppo poi non ci posso appoggiare sopra niente. No, non posso appoggiarsi sopra le touch. Sto cliccando e non posso farlo. Perché? Perché ho un mezzo blocco di merda. Perfetto, e quindi questa cosa non si può fare. Tia, alza di un blocco. Se alzo di un blocco, siamo punto e a capo. Perché se alzo di un blocco, poi cosa c'ho? Il muro. C'ho il muro davanti. Il muro. Bella merda, no? Mangiare così. Io non mangio con il tavolo sopra al cervello a casa mia. Ah, ma allora puoi alzare tutto quanto di un blocco. Bella idea di merda, siamo punto a capo semplicemente con tutto quanto più alto di un blocco. Il che non serve ad assolutamente niente. Tia, restendi il pistone per mezzo blocco. Non si estende per mezzo blocco! Non è per le gambe lo spazio. È che poi fa cagare se mi siedo in maniera diversa. Così ha perfettamente senso. Ok, che io mi metta qua. Che abbia la scala, che abbia lo slab. Il mio era un problema di altezze. Vaffanculo, chi cazzo è? No! Fiori o blu normale come cravatta? Ditevi voi. Vedo fiori, va bene. Dress to impress, dicevano. Ecco perché ho messo una camicia che è senza un bottone e quindi è aperta qui. E una cravatta a fiori. Hai visto che non avete trovato un avvocato a quanto pare? Sì. Nadia. Lo stanno tirando niente. Sì. Signor Re, tutto bene? Purtroppo grazie. Non era il migliore dei migliori. Ho preso il più economico perché, nel senso, ha vinto dei casi, Era l'unico disponibile. L'ho pagato quello che ho pagato. L'ho pagato io per voi. Per curiosità, quanto l'ho pagato? Non le interessa. Ma? È un cane. Ah no. Oh no. È un piacere. Signori, vi rappresenterò in questo caso. Salve. Salve. Sono da quella parte. C'è una prassi di solito. Si stringe la mano al proprio cliente prima. Ma sì, siamo di... Ma è cieco. E di là. Grazie. Sì, salve, buonasera. Ah, salve.
Le sto toccando la spalla. Salve. Sarà un caso difficile, non lo nego. Vi lascio con esperto. Signor Jolly, come si chiama? Non so come si chiami. Associazione Calcio, a giudicare da quello che c'è scritto sul retro. Palese. O Assassin's Creed. Assassin's Creed. Antonella Clerici. Come fa a sapere che sono parte del fan club di Antonella Clerici? Perché lei ha scritto AC sulla schiena. Ah, non l'ho mai notato. Beh, ora lo so. Giustamente. Devo aver preso la... Immediatamente! Oh. Che succede? Ma perché? Cosa ho combinato? Non sono stato informato sul vostro caso, ma mi hanno detto che è difficile. Ma come non l'hanno informata? Sì, infatti, per puro caso ho qui i documenti del caso, che sono... fogli bianchi. Ma scusi, fogli... ma lei è anche cieco, come fa a sapere cosa c'è scritto nei fogli del caso? Perché li ho stampati in braille. Ah, ok. No, non pensavo, non conoscevo questa tecnologia, chiedo scusa. Questo è il caso, glielo riassumo in poche parole. In pratica, io, il signor Dado e il signor Mollo abbiamo trovato degli antichi manoscritti che parlavano di questo antico essere usurpatore di troni. E noi abbiamo pensato bene di risvegliarlo per poterci liberare di quell'odiosissimo re viscido e dell'usurpatore di troni, chiaramente. No, di liberarci dell'attuale re, perché... è ingiusto e tratta male la popolazione di Pandora. Spiegato in breve. Noi l'abbiamo evocato. Il rito in realtà è stato anche disturbato. Dettaglio io importante. Su quello, tra l'altro. Dettaglio importante. E quindi è stato evocato un gigantesco demone capra che ha distrutto il centro città e per questo siamo stati incarcerati e ora dovremmo essere processati. Però c'è da dire una cosa, abbiamo già ricostruito tutto, non ci sono più tracce delle esplosioni, case, ricostruito tutto, strade, ho fatto cose, cioè, ma sì, conta, qualche trauma è rimasto, ma di fatto al di là di traumi psicologici che tanto sappiamo tutti che fuffano. Vabbè, io mi metterò qua a fianco al signore. Salve! Cioè, posso chiedere l'autografo al re? No. Non credo che... No, magari no, dopo. Sì. Quindi è questo il famoso processo ai compagni di Merende? Siedetevi qua dietro. Oh, ciao Tiar! Può darsi inizio al processo di il regno contro il signor Tirles, detto anche pelato comunista. Sono io. Il signor Dado, obiezione! Detto anche... Non può chiamare il mio cliente pelato comunista. Attualmente penso che di poterlo fare. Sì, in effetti mi descrive allora, abbastanza, sa. Avvocato Franzo, può iniziare. Sì. Bene, molto bene. Inizio con l'accusa. I reati del quale sono accusati sono uccisione di animali innocenti. Giusto. Danneggiamento di proprietà di terzi. Sì. E un attimo avvocato, Poldo, perché non stai scrivendo il verbale? Il verbale! Ma c'è Chad che lo sta facendo, giudice. Chad sta scrivendo il verbale? Ah, quindi lui non è l'organo. Sta scrivendo il verbale. Chad sa scrivere. Crateri in giro per il mondo. Obiezione! È stato... più volte detto che è stato ricostruito tutto. Non sono più presenti. Ma i danni sono comunque stati fatti. Ma di quali danni stiamo parlando? Comunque queste sono le accuse. Cosa ha da obiettare? Obiezione respinta. Faccia linkare le accuse prima. Ed evocazione di super mega demone enorme cattivo. Sì. Immagino che questo... Non può obiettare. Sono le accuse queste. Obietti dopo. Io voglio obiettare adesso. Questo qua si fa cacciare fuori tra un po'. Avvocato della difesa, poi come si chiama lei? Che io non so ancora il suo nome. Io? Sì. Io non ho un nome. Antonella Clerici. Obiezione, perché tutti sanno che sono fan di Antonella Clerici? Perché l'ha detto lei? Ma cosa obietta, scusa? Avete qualche testimonianza, qualche testimone a riguardo? Partiamo subito? Faccia un po' lei. Pelato, si sieda. Un attimo, sto regolando i volumi della corte. Lei è veterinario, giusto? Certamente, sono un veterinario di professione, sì. Bravo, Gianco. Dove ha studiato, signor Gianco? Ho studiato all'università di Bolzano. Grande Bolzano. Ha notato delle anomalie verso gli animali del regno ultimamente? Guardi, da quando quell'enorme catastrofe ambientale rappresentata dal re dei demoni e dei suoi meteoriti si sono cosparse 75 malattie diverse nella capitale. Posso mostrarle una prova concreta di questi danni che ha causato il re dei demoni? Le prove dovrebbe presentare l'avvocato, non il testimone. Vabbè, io posso faccio vedere le prove. Aspetti, arrivo subito. Le dia all'avvocato, l'avvocato le passi a me. Ma dove stai andando? Arrivo subito.
L'hanno lasciata a casa. Ma mi scusa, ma le sembra il modo di condurre un processo? Ma anche lei prepara i testimoni. Ma dopo che inizia il film, bisognerebbe multare. Guardate cosa ha fatto. Ma no, guardate cosa ha fatto. No, ragazzi, no. No, oh mio Dio, no, mio Dio. Questa povera pecorella che quel giorno stava pascolando libera ha perso l'utilizzo delle zampe per colpa vostra. È gravissimo. Silenzio in aula. Rispetto. Questo è un fatto gravissimo. Ma mi scusi, ma è un'opera d'arte. Non può più pascolare, non può più fare niente ed è tutta colpa vostra. No, obiezione, non ho visto le prove. Chi è che mangia? È vero. Tecnicamente è vero. Signor Gianco, quindi lei ha avuto modo di carpire quali sono le cause? Sì, ho studiato, ho fatto delle ricerche e ho capito che una è colpa della malaria che è presente nel regno. E come mai questa malaria è presente nel regno, signor Gianco? Perché è stata portata con l'apertura di quel portale demoniaco. Non ho altro da aggiungere, non c'era prima, quindi... Non ho altro da chiedere al testimone. Una malattia che non era presente prima nel regno, quindi potrebbe essere una conseguenza. E poi mi hanno pure rotto la casa. Obiezione sul nesso causa-effetto. Un po' più destra, qua, un po' più destra. La voce di qua? No, uno dall'altro qui, lato, dall'altro. Quella a sinistra. Dall'altra. Va bene, va bene lì. Oh, scendi un pugno, tiri un pugno. Tiri un pugno. Tiri un pugno. Scenda da qui. Non ce l'abbiamo fatta, mi spiace. Ha detto che questa malaria è stata portata dal portale demoniaco. Sì. Quindi, stando al nesso causa-effetto, mi risulta, stando ai fogli che ho qua in mano, se non sbaglio, sì, leggo chiaramente che c'è scritto che loro sono stati disturbati. Dove sono le confine? Al braille, tranquillo. Come faccio a leggere? L'ho stampato in braille, stupidi. Mi risulta che loro siano stati disturbati nel loro rituale di evocazione, che ha portato all'evocazione sbagliata, nonché all'apertura del portale sbagliato, che ha portato alla malaria. Chi ha disturbato questo rituale, cliente? Siamo dall'altro lato. Siamo dall'altro lato. Chi ha disturbato? No, un po' più alle sue spalle. Dietro. Chi ha disturbato? Avvocato, è andato lontanissimo. Però scusi, le domande al testimone. Accompagnalo. Chi ha disturbato questo rituale? È una domanda rivolta a chi? Dobbiamo rispondere. Deve rivolgere al testimone. Al testimone, sì. Chi ha disturbato questo rituale? Beh, sicuramente io. Se lei non avesse disturbato i miei clienti in quell'evocazione, sarebbe perfettamente riuscita e probabilmente con un esito diverso, senza pecore... A quest'ora, infatti, ci sarebbe il re dei demoni al posto del re di adesso. Senza magari. Bene. Abbiamo finito con il testimone. Venga, venga, torni. Mi segua. Accompagnatelo. Segue ancora la mia voce. Ok, ora gira a sinistra. Sinistra. Parte, perfetto, c'è la sedia, dovrebbe sentirla. No, alle sue spalle. C'è la sedia, si segga. Perfetto, sì, sì, sì. Ma dove sta andando? Perfetto. Stavo uscendo. Bene. Secondo testimone di questa sera. E chi è? Colpo di scena in arrivo? Chi è? Eccolo. Il cittadino che abbiamo... Io no! Ma chi l'ha mai visto? Io so bisogno di una mano. Già faccio maestro, a Sagi Kangop. Guardi, resti qua, maestro. Resti qua. Ma è partenopeo. La ringrazio. Sì, partenopeo è parte napoletano. Prego. Dici. Prego. Oh mio Dio, no. Anche tutti. Scusi. Chi cavolo è questo? Non, nessuno di noi l'ha mai visto. Ascolti, signor Tiar. No, scusi, signor giudice. In ogni processo che si rispetti, è giusto che il testimone si identifichi. Allora, signor... Maestro, ci può dire per cortesia chi è? Maestro è il nome, dove cognome. Abita? Buonasera, io sono maestro di canna e vivo a Pandora, penso, dall'albore dei tempi. E casa mia, che questa vicina a casa di Franz, forse mi appartiene, non so, è la casa piazza, una fiamme, non c'è caputo niente. Oddio. A me sta possiamo cercare un traduttore? Io non sto capendo. Ha detto che ha sentito a un certo punto un rumore, delle fiamme. Prego. E come mai ha preso fuoco casa sua? Ma non lo so, Steve. Vede buone. È caduto sta meteora, non ci capito, sta preso. Una meteora, signor giudice, una meteora. Una meteora. Chad, scrivi una meteora. Una meteora. Obiezione, i miei clienti non hanno poteri su corpi celesti. Questa...
respinta, obiezione respinta, io, ma come risolvi obiezione respinta? Ma che sta parlando di un'evocazione qua. Abbiamo controllo sui corpi celesti, per cortesia, è un momento delicato. Calma, per il testimone ha delle prove a riguardo. Sì, c'è sta a casa mia, ancora vicino anche le franze. Sì, infatti, improvvisamente siamo in Oriente. E non è più agibile a casa mia. Signor giudice, si giri, ci sono le foto sul proiettore. Ma dov'è questa casa? La casa distrutta, signor giudice. La casa distrutta. Vicino al mio campo di patate. Ma tu non hai mai avuto un campo di patate? E invece sì. Non c'è mai stato neanche. Sei tu che hai perso il webinar con il campo di patate. Silenzio! Obiezione, vorrei chiedere... Obiezione, vorrei chiedere la foto in braille. Beh, in effetti. Per quanto mi riguarda, dopo questa prova oserei dire schiacciante, cosa le ha ridotto? Quindi, no, ce l'ha già detto, una meteora ha detto che è stata. Una meteora. Avvocato. Scusi. Fatto, okay. Prego. Sì. Chieda al maestro. Faccia le sue domande. È sempre lì. È lì, è lì, è lì, è lì, l'ha trovato. Avvocato, fatto piano, ha fatto verrà piano. Verrà sanzionato per aver picchiato, no, per aver picchiato il testimone. Ha fatto piano, ha fatto piano. Mostrore, le ricordo che sono cieco, un bastone per ciechi. Stavo... Ma non devi percuotere le persone. Mi hai fatto male. Mi hai fatto male tutte le cose, non ho paura di niente. Mi risultano queste coordinate qui. Sono andato a... incrociare quei dati del catasto di Pandora. Ma che cazzo? Obiezione, vostro onore, non mi risulta ci sia nessun catasto qui a Pandora. Abbiamo un catasto. Abbiamo un catasto? Esiste un catasto, mi risulta qui scritto, di tutte le costruzioni legali in Pandora. Non vorrei... Vorrei obiettare di nuovo, ma obietterei la stessa cosa, signor giudice. Non c'è un catasto, signor avvocato della difesa, non c'è. Con cosa ho incrociato i dati? Avvocato fatto, faccio una vera domanda. Sì, era questa la mia domanda. Qual è la domanda? Non c'è il catasto. La risposta è sì. La risposta è sì, quindi c'è il catasto. Bene. No, non c'è il catasto. No. Ma come? No, lo sta cagando addosso. Vado. D'accordo. Chi è stato? Ho un'altra domanda. Io mi oppongo. Objection. No, allora. Vada. Vostro onore, mi permetta. Avvocato, bravo, si sieda. Tiano. Non è più nelle sue mani questo caso, mi dispiace. No, rinunciamo all'avvocato d'ufficio. Ci pensiamo noi a difenderci da soli. Vada a sedersi. Obiezione, non possono... Non può obiettare. No. Qua stiamo perdendo tempo su dettagli assolutamente inutili. Stiamo parlando di catasti esistenti e non esistenti. Quando guardando la prova presente davanti a noi, possiamo chiaramente vedere che il testimone ha in mano un accendino. Cosa? È vero. Ha in mano un accendino e la casa è stata distrutta. Oltre al fatto che... Obiezione, vostro onore, non penso che il fattore che il testimone sia un fumatore... possa in qualche modo fumatore. Obiezione all'obiezione, vostro onore. Dica. Dovrei visionare le mani del testimone. Le annusi, lo faccia. Ok, è davanti a lei. Poldo, vai a controllare cosa c'ha in mano il testimone. Il testimone in mano ha una patata. No, è del pane. Inoltre, vostro onore, se permette, signor Dio, lei è un avvocato. Non me ne frega assolutamente niente. L'avvocato è un incompetente. Voglio parlare io. La casa è stata distrutta da un meteorite, ma non si vede nessun danno lasciato, nessun cratere lasciato al meteorite. Questa qua è tutta una farsa. Sta cercando di accaparrarsi i soldi soltanto perché ha bruciato la sua casa. Sta cercando di scammare l'assicurazione. Sto passando. Si siede immediatamente. Anche l'accendino. Ha un accendino. A vostro onore, un accendino di tribunale. Silenzio. No, ma infatti, ma chi porterebbe mai un accendino in tribunale? Ritira l'accendino, Chad, non si può avere in tribunale. Non ha nessun trascritto? Cioè, se non ce non lo sa lei e il suo stenografo. C'è una prova. C'è una prova. Ma giusto, cazzo, sta candidando. Ma gli hanno fatto tutto quanti. Chi dal non faccio invalido. Scusi, qualcuno chiami l'INPS, era un falso invalido. Che è successo? Che è questa volta? No, ce n'è abbastanza per invalidare il processo. Terzo testimone, signor giudice. No, vostro onore, scusi, io mi oppongo. Lei come può adesso credere alla credibilità dei testimoni chiamati dal signor Franz dopo che ha convocato un falso invalido che ha tentato palesemente di scammarci? Il testimone è stato denominato maestro è inammissibile, mi dispiace.
Che venga cancellato tutto dal verbale. Ma non è un testimone. Grande, grande. Vorrei mettere agli atti. Se voleva fare il furbacchione sedia a rotelle, comunque non cambia il fatto che la sua casa l'hai distrutta. Ma scusi, ma è uno che palesemente vuole truffare lo Stato. Beh. Mi dispiace, la devo dare ragione. Se ha truffato, sarei truffato in questo modo. Ho vinto. Andrea Vanni, scusi, allora, silenzio. Scusi. Signorina, ci può cortesemente dire come si chiama e la sua ubicazione? Dove abita? Intanto, buonasera. Sono la signorina Sara. E io abito vicino al cimitero. Bene. Ricorda qualcosa nello specifico di quella sera di novembre? Mi ricordo tutto. Io sono una fioraria, quindi ero lì che stavo tenendo. Obiezione. Non può obiettare. Se si ricorda tutto, quanti fiori aveva nel suo negozio in quell'istante? Gigi. Ben 69. Sì. Stavo sistemando i miei fiori quando a un certo punto vedo questo enorme meteorite cadermi davanti alle mie rose. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma non c'è, sono riuscita a schivarlo per poco. Non c'è nessuna fioraia, Dirt. La c'è prego, mi dica che ha fatto una foto. Silenzio! Ovvio che è una fotografia. Oddio! Oddio! Ma che è successo qua? Adesso, signor giudice, quello non è il. Questa è una fotografia satellitare fatto da un meteorite astro. Io non so cosa sia. Ha toccato? Faccio vedere Tier, per favore. Mazza, no, scusi, è che qua cioè, volevo guardare bene la foto anch'io, se permette. So. Ma certo, non ce l'avete il braille a colori? Altre domande? Signorina Sara, per caso ha dovuto, immagino, chiudere la sua attività dopo questa disgrazia? Lo vede com'è? Ancora grazie che ne è rimasta incolume. Meno male, tanta fortuna. Meno male. Io avrei finito con le domande, signor giudice. Direi che bene, anche qua la prova è abbastanza esplicativa. Ho solo una piccola domanda. Stasera avremmo il piacere di parlare con dei testimoni che ho mai visto prima del processo? Perché è pieno. Signor Dodo, ma lei viene sempre al cimitero e non mi ha mai visto? Cosa? Ma se non ci vai mai al cimitero? Perché? Mirtilla malcontenta. Cosa? Io ci vado spesso al cimitero, c'è la tomba della mia fortuna. Però adesso abbiamo finito le domande, signore. No, non abbiamo finito niente. Il mio cliente vorrebbe verificare l'effettiva esistenza di questo edificio. Dato che non l'abbiamo mai vista, vogliamo vedere che effettivamente esiste, perlomeno. Perché qua, per come sta andando questo processo, potrebbe essere una foto creata appositamente per incastrarci. Poldo Emerald, bisogna andare a fare un sopralluogo ed accertarsi che il luogo esista. 11 minutes later. Abbiamo perso Poldo, sua maestà, ma non importa, non era membro importante. Allora, abbiamo appurato che l'edificio in questione esiste. Ma come esiste? Ma esiste da quanto tempo esattamente, per chiedere? Allora, non è che ho la macchina del tempo, non ho idea. Se l'avvocato non ha altre domande, io andrei avanti, signor giudice. No, avrei anche una domanda. Vita. Andrei avanti. In che stato le sembrava l'edificio? Pandora. Esattamente quello che vedo in foto, che lei ma ha toccato prima. Ma non c'è niente. Perfetto, chiamerei il prossimo testimone, arrivati a questo punto. E giusto per far scendere ancora più nel ridicolo questa farsa di processo, il testimone in questione era una talpa. Però hey, guardiamo il lato positivo. La chat mi ha ricordato che la settimana prima avevo mappato la città e grazie a quella mappa avrei potuto dimostrare l'assenza della casa di Sara la fioraia. Quindi ho tentato svariate volte la fuga dal tribunale per procurarmi le prove, finché non ci sono riuscito. Ok. Siamo fuori. Andiamo a recuperare la mappa. Dov'è la zona del cimitero? Qui. Ah, cazzo, non lo prende tutto. Ora voglio vedere comunque se effettivamente c'è questa casa. Perché mi sa tanto di bullshit. Non c'è nulla di nulla in questa zona. Ah no, forse è questa? Ma non c'è! Nelle mie foto non c'è! Ma non c'era questa cosa l'altro giorno quando abbiamo mappato tutto! Vabbè. Apparentemente qua hanno fatto costruire un edificio appositamente per incastrarci, io non so cosa dire. Qua ormai qualcuno dietro le quinte ha fatto di tutto per farci condannare e le prove create ad hoc.
e un cazzo di avvocato incapace e incompetente pagato dal re stesso. Sono andato a verificare l'effettiva presenza della casa e sì, posso confermare che c'è la casa signorina Sara, ma ho mappato l'intera città più o meno 3-4 giorni fa e la casa non è presente nella mappa. Vostro onore, vorrei richiedere questa mappa. Allora, manderemo il Chad. Ciao. No, non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Sì, vabbè, che cazzo è il circo stasera? Così io chiamerei il mio prossimo testimone, signor giudice, se possibile. Dobbiamo verificare. Io la non mappa, ho più testimoni. La mappa, Tiar, la mappa. Signor Chad, venga con me, la conduco. Mi raccomando, lei non dovrà proferire verbo riguardo questa location. Va bene, va bene. Mi raccomando. Comunque, la mappa si trova qui. Qualcuno ha ciulato la mappa. Qualcuno è venuto ad aggiornare la mappa. Io vedo proprio che ci sono queste parti. C'è la casa. Cioè, c'è anche il buco, se per questo. Io ho fatto una foto prima quando sono venuto a controllare e non c'era. Tutto questo è una farsa, lei lo sa, vero? Cioè... Lei lo sa che è una farsa questa. Io mi oppongo! E questa è la volta giusta. Qualcuno ha manomesso la mia mappa. Ho una foto, foto risalente al 26 gennaio di quest'anno, quindi circa una settimana fa. Ce l'ho e sono contento. Sono contento di mostrarvela. Comunque 22 gennaio. Fonti attendibili al momento. Sì, vabbè, 22 gennaio. Allora posso. Allora vuole sapere qual è una fonte attendibile? Controllate l'inventario di tutte le persone presenti in aula. Perché qualcuno l'ha manomessa. Se c'è un pezzo di mappa nell'inventario di qualcuno, allora quella qualcuno ha manomesso la mappa. E allora sì che lo screen torna a essere valido. Silenzio in aula! Abbiamo il verdetto. Vediamo un attimo, è questo. Per essere cieco, però. È questo. Allora, il verdetto. Sì. Sì. Allora, i signori Mollura, detto eremita, Tiar, detto pelato comunista, e Dado, come detto il lì, non conte. Il non conte. Il non, quello che non conta. Ma sì, porco. Sono stati giudicati colpevoli. Per una tentata sovversione del regno. Che sorpresa. Oh, Ibo, può farlo. Non l'avrei mai detto. Incredibile. Obiezione. Sì. Obiezione. Non può obiettare il verdetto. Non può obiettare il verdetto. Obiezione, non c'è un catasto per eseguire questa sentenza. Allora, signor Mollura verrà esiliato dal regno. Cosa? Non potrà più metterne piede. Oh, sì. Il signor Dado dovrà ben 3 favori al cui presente Gianco, dai quali il signor Gianco potrà chiedere a lei qualsiasi favore e lei dovrà accettare di qualsiasi entità. Il signor Dado, oltre a ciò, ha anche una multa di ben 5 stack di diamanti. Oh, perché Dado si è molluno? Dodo, perché Mollo è esiliato dal regno, non potrà più metterne piede. Ma almeno la multina è di cacciare. Voglio andare via io, si può fare a cambio? No, invece, per il signor Tiar, visto che è un poveraccio, il signor Tiar dovrà... Allora. Dovrà ricevere 32 diamanti. No, no, tutto ma non questo. Questo non me lo può fare. Questo non me lo può fare. Non avete neanche controllato tutte le prove. Sì, signor Tiar, c'è un'altra punizione per lei. Venga con noi. Venga qui. È stato bello conoscerti. Dado, poi te li passo così ti paghi la multa. Entri nella porta. Possiamo venire anche noi? No, fermi. Tutti lì. Entri. Ma cosa c'è dietro dentro quella porta? L'ho costruito io sto posto. Cosa c'è lì dietro? Lo sei tu? No, no! No! Da ora in poi lei sarà un borghese! No! 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 Guardatelo! No! Con la sua armatura in diamante inciantato! Guardatelo tutti! No! È diventato un capitalista! Te lo sei meritato! Te lo sei meritato! Guarda quanto sei luccicoso! No! Che schifo! Devo farmi una doccia, devo farmi una doccia tantissimo!
Tocchi, tocchi, avvocato, toccatelo, no, toccatelo. No, no, lasciatemi stare, sì, che schifo. Toccatelo. No. Sì, fategli la doccia. Potrei fare due parole col mio cliente. Mi piace. Sì, e prego tanto. Adesso il processo è finito, non deve buttarsi andare giù. Lei sta. Io mi butterò giù e come? No, butterò giù dal tribunale. Ecco cosa farò. E invece sì, è l'unico modo per togliermi questo diamante di dosso. Lei ormai è diventato un borghese. No, mi rifiuto. Io non diventerò mai un borghese, signor Gianco. Mai. Accetti il suo destino. No, mi rifiuto. Oddio! Ciao, ti chiedetemi. Oh no. Abbiamo un solo modo per rompere l'armatura. In modo tale da non doverla più tenere addosso, perché che schifo. Devastami. Rompila. È vero, il cactus fa più sce... Non si rompe. Ha il tag unbreakable. Ho deciso di mettermi nel ruolo del maresciallo. Perché uno devo andare di a noi, cercare uno il di nostro noi figlio Carnibale. Sua maestà, io mi dimetto ufficialmente dal ruolo di maresciallo. No, ma seriamente? Sì. E ora chi prenderà il suo posto? Spero nessuno, anarchia totale, senza polizia. È ora di cedere il posto di maresciallo. Non potrò più essere io. Ragazzi, mi dispiace, lo dico davanti a tutti. Devo andare a cercare il mio figlio Carnibale. Non ci vedremo per un bel po' di tempo, il maresciallo se va. Oh no, che peccato. Poldo, mannaggia. Nonostante ti abbia sempre maltrattato, c'è bisogno di un nuovo maresciallo qui. Serve un nuovo maresciallo per proteggere i cittadini e ogni tanto sparargli anche per ricordargli che non sono mai sempre al sicuro. Per quello serviamo noi. Esatto. Quindi Poldo, non vedo persona migliore nel corpo polizia se non te per dare aiuto al nuovo maresciallo, il Chad. Grazie, maresciallo. Complimenti, Chad. Sei il nuovo maresciallo della polizia. Cosa? Maresciallo, scusi, una domanda ora che è in carica. Voglio essere il primo a darle fastidio. Ma lei non pensa che questa punizione sia un po' una ciavada? Perché adesso, oltre a dover indossare questa disonorevole armatura in diamante, che mi fa schifo, è pure illegale indossare il diamante. E quindi è pure, cioè, oltre al danno, anche la beffa. Poldo. Ma lei è l'eccezione che conferma la regola. No, io speravo. Che vita di merda, signor Tearless. Max, io mi sotterro. C'è della grave qua attorno. Ma lei è sempre così svantaggiato in questa società. Così ricco, così maialoso. Io non voglio essere ricco, è questo il discorso. Io odio essere ricco, odio le ricchezze, odio qualsiasi cosa riguardo il capitalismo. Odio il re. Lei non ha capito, lei adesso ha gli strumenti del capitalismo. Con questi può creare il suo ideale comunista. Cioè, quindi lei dice di usare il capitalismo per battere il capitalismo? Solo con il capitalismo si può battere il capitalismo. Tutto questo è geniale. Signorina Vic? Sì? Antonella Clerici? Arrivederci. Non sono Antonella Clerici. Mi ha ispirato. Uno reverse card momento, cazzo. E signori, si conclude così l'arco di Pandora SMP, in cui Tearless era la persona più povera del server, contro il capitalismo, contro le ricchezze, contro il re. Ora è giunto il momento di una nuova era, un'era in cui sfrutteremo pienamente il potere del capitalismo per distruggerlo dall'interno e liberarci finalmente una volta per tutte di quel bastardo del re Nova e le sue umidicce mani.